secondo lungo di Brescia a fianco di Gersetti e Ressano. Ancora zona 2-3 per Scafati. Realizza Gersetti, canestro del più 8, massimo vantaggio. Mi sembra che in questo momento la squadra di Scafati sia anche un pelino stanca. Marigny attacca Gergati che lo chiude, riapre fuori per Levin. Tripla importantissima per il capitano di Scafati. Eccolo qua Goldwire, tiene la prima linea difensiva di Scafati. Goldwire da lontanissimo. E questi sono tiri che fanno male, rientri e becchi subito una tripla in faccia. Grande canestro anche di Ghiaccio. Linea di fondo, Gersetti arresta e tiro. Difficilissimo questo canestro. La partita è ancora lunga, c'è tanto tempo, però Scafati deve difendere meglio, perché se continua ad avere la difesa spaccata così, tagliata in due dalle penetrazioni, una volta di Gersetti, adesso di Bussati, il tempo poi passa velocemente e rimontare diventerà sempre più difficile. Palla dentro a Thomas, raddoppiato da Goldwire e Busma, c'è la possibilità, ancora contropiede, vola Brescia, è una Lonessa che sfodera gli artigli in difesa. Avete visto anche la generosità di Goldwire ad andare a raddoppiare con Busma su Thomas. Prova Marigny a ridare anima e spinta alla sua squadra. Gersano sbaglia, rimbalzo Thomas, non controlla. Molto più reattiva, sembra avere molta più freschezza ed energia. Brescia è ancora un volo d'angelo di Goldwire. Goldwire va dentro, tiene Casini. Goldwire serve il taglio di Gergati. Sbaglia, ma c'è ancora Busma, quello che ammira Ivan Drago. E stasera il Drago lo sta facendo lui sul campo. Non è mai stata Scafati, anche durante l'anno, spesso e volentieri sotto di più di 10 punti. Ogni volta in cui è successo non è riuscita a rimettere la partita in piedi. Bellissimo gioca 2, post basso sul taglio di Busma che realizza un facile sottomano. Brescia ha fatto, quando ha fatto fatica, arrivava specialmente dalla grossa difesa sì di Scafati, ma anche dall'enorme talento offensivo di questa squadra. Intanto qui adesso Goldwire sta banchettando alla grande. Riesce con enorme... tutto adesso.